Ale, conto corrente, scegliere. Sono Ciro Muto, mi occupo di finanza, management e crescita personale. Se questi argomenti ti interessano, lascia un like, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina delle notifiche per non perderti i prossimi video. Bene, oggi parliamo di un conto corrente davvero speciale, di cui io ancora oggi sono titolare. Ne ho parlato anche in un mio vecchio video perché molti utenti, sia sul canale YouTube che sul mio sito personale, mi hanno chiesto quale conto corrente conviene aprire nel 2020. Personalmente ho scelto un conto completamente gratuito che mi offre una totale operatività online. Compresi all'interno del conto corrente, in via del tutto gratuita, ci sono i bonifici online, una carta bancomat e un'area personale completamente gratuita. Sempre con questo conto hai a disposizione un certo numero di operazioni di prelievo completamente gratuite in qualsiasi filiale. Ovviamente nella filiale d'appartenenza i prelievi sono sempre gratuiti. A differenza di tanti conti correnti, questo conto non ha un limite di età prefissato oltre il quale bisogna pagare un canone annuale. È chiaro che con giacenze superiori a 5.000 euro ci sono sempre le imposte di bollo. Se vuoi scoprire quale conto corrente ho scelto, qua sotto in descrizione ti lascio il link per richiederlo in maniera del tutto gratuita. Se ci sono delle domande, fammele qua sotto nei commenti che sarò lieto di risponderti. Tieni conto che questa banca ha un indice d'affidabilità veramente molto alto. Puoi usare la carta bancomat compresa all'interno del conto, se richiesta in concomitanza con l'apertura del conto resta gratuita, altrimenti c'è un canone annuale e la puoi usare sia per gli acquisti online che per gli acquisti fisici all'interno dei negozi. A distanza di 4-5 mesi di utilizzo ti posso garantire con assoluta tranquillità che è un conto veramente straordinario. Quindi bando alle chiacchiere, qua sotto trovi il link, effettua la richiesta e fammi sapere che cosa ne pensi. Ormai le vacanze si avvicinano, quindi ti restano veramente pochi giorni e se lo richiedi subito può essere che la tua carta bancomat ti arriva entro circa una settimana. Ultima informazione davvero molto importante è legata alla scelta della filiale d'appartenenza. In fase di apertura ti verrà richiesto se vuoi selezionare una filiale online o se vuoi scegliere una filiale fisica. Personalmente ho scelto una filiale fisica per la comodità e per la tranquillità di poter passare in qualsiasi momento ed avere un rapporto umano. Nel mio caso il direttore è davvero una persona squisita e al primo approccio mi è sembrato veramente un uomo con il quale è possibile scambiare due chiacchiere. Bene, questo era un po' il mio consiglio su quale conto corrente scegliere nel 2020. Se questo video ti è piaciuto fammelo capire attraverso un like e questi argomenti ti interessano e ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. Resta quindi sintonizzato per tutti i prossimi video. Io sono Ciro Muto, questo era il mio video dedicato alla finanza e a tutti gli argomenti legati al tema del denaro. Se vuoi approfondire ulteriormente chi sono, vai su www.ciromuto.com alla pagina chi sono. Questo è tutto, io ti saluto e ti aspetto nel prossimo video. Ciao!